E in arrivo a Cervo, la rassegna letteraria collegata a Premio Strega, Cervo ti strega. Ci racconti di cosa si tratta? Cervo ti strega, siamo alla quinta edizione. E il comune stila una convenzione con la Fondazione Bellonci di Roma, tramite il dottor Petrocchi, direttore del Premio Strega, e ogni anno viene portata a Cervo la cinquina, una delle ultime tappe prima della proclamazione a Roma, e poi viene, ritorna il vincitore, che è subito dopo la premiazione a Roma, che avviene il 6 di luglio, e noi avremo il vincitore il 9 di luglio. Naturalmente è uno spettacolo proprio quello che faremo sulla piazza dei Corallini, in quanto avremo musica, avremo arte e avremo anche due conduttori. Il primo conduttore è Maurizio Giordana di Radio Onda Ligure, mentre invece per la finale, il 9 luglio, avremo Dario Vergassola. Dario Vergassola penso che non ci sia bisogno di presentazione. Avremo senz'altro musica, avremo per la cinquina che avviene il 22 giugno, avremo un gruppo di sax e voce, Nina Simone, mentre invece musica classica ci sarà il giorno del vincitore con il Grand Tango, che si esibiranno con dei pezzi di Piazzolla. Poi avremo anche la pittura, in quanto ci saranno dei pittori, degli artisti che regaleranno i quadri ai vincitori. Avremo Raffaella Maron che regalerà i quadri ai cinque finalisti, mentre invece avremo Pamela Lucchitta che presenterà il quadro per il vincitore. Il quadro vincitore contemporaneamente farà una mostra di un altro nostro sito importante, che è il Bastione di Mezzodì, un bastione antibarbaresco del 1500. Cervo è un paese di cultura già di per sé, e noi facciamo cultura, la cultura per noi è accoglienza. Quindi Cervo ha la sua piazza che è meravigliosa, ma anche altri siti importantissimi come Palazzo Viale, che è un palazzo del 700 dove ha vissuto anche Pietro Citati. Poi abbiamo questo bastione di Mezzodì, che è meraviglioso da visitare, in questi ultimi mesi è diventato anche centro per i matrimoni, sede dei matrimoni. E poi abbiamo la nostra chiesa favolosa, e subito di fronte abbiamo l'oratorio di Santa Caterina del 1002, altrettanto interessante da visitare. Poi per Cervo di Strega bisogna venire assolutamente, perché incontreremo un'opportunità unica di incontrare in questa piazza magica tutti i vincitori che non verranno in altri posti in Liguria. Ci sarà anche dei momenti magici con i prodotti Strega e dei liquori, il liquore Strega e i cioccolatini, e tutto il paese è coinvolto in questa manifestazione, un momento di partecipazione totale.